Sirrione Carmine al terzo posto con 67 punti. Sirrione San Teodoro e Sirrione Santa Barbara hanno entrambi 71 punti. Santa Barbara, 7 primo, tanti posti per il Lione, tanto d'oro, che vince per la terza volta consecutiva questa edizione dei giochi popolari del Fratellanza. Anno consecutivo il Rione San Teodoro conquista la vetta della classifica ai giochi rionali. Tre giorni di gare che hanno visto confrontarsi i quattro rioni di Filadelfia, San Teodoro, Santa Barbara, Carmine e San Francesco, conclusisi con un risultato a sorpresa vista l'affermazione di Santa Barbara nelle diverse competizioni. La vittoria è stata quindi decretata dai migliori terzi posto, 7-6 per il Rione San Teodoro dopo il perfetto equilibrio tra i primi e i secondi posti. È un'emozione indescrivibile essere riusciti dopo tanti anni a raggiungere uno storico tripleto, merito di tutti questi ragazzi che si sono impegnati, si sono sacrificati. Secondo classificato è il Rione Santa Barbara, seguito dal Carmine e da San Francesco. Grazie all'impegno di tutti i componenti dell'associazione e alla stretta collaborazione con il Comitato dei Rioni, la manifestazione va crescendo sempre più ed è ormai diventata parte integrante della vita filadelfiese. Novità di questa edizione è il gioco delle scatole, con il quale l'associazione che organizza i giochi rionali dal 2010 su delega dell'amministrazione comunale ha voluto coinvolgere anche i più piccoli, bambini e bambine under 14 che si sono cimentati in una prova di agilità. Particolare suggestione hanno poi riservato le entrate dei quattro rioni. In 15 minuti hanno dovuto mettere in scena una rappresentazione tratta da un film a scelta, ispirata a tradizioni, espressioni dialettali, luoghi e personaggi della realtà filadelfiese. Il premio è stato attribuito a Rione Carmine, che ha rivisitato in chiave storica e tradizionale la saga cinematografica di Rocky Balboa. Tra i membri della giuria anche il presidente del Consiglio Comunale di Vazzano, Luana Fabrizio, e l'assessore Maria Rosa Moscato. Apprezzamento sull'organizzazione dell'evento è stata espressa infine dal presidente del Consiglio Comunale Tommasino Diaco, che ha ringraziato, oltre al sindaco e ai consiglieri, l'associazione Agorà per l'ennesima dimostrazione data di competenza, sacrificio e attaccamento ai giochi. Mi preme dire che con questa amministrazione praticamente abbiamo portato in consiglio comunale i giochi rionali, li abbiamo istituzionalizzati e siccome per noi questo è l'ultimo anno, perché sono passati 5 anni da quando siamo stati eletti, il mio augurio è che la prossima amministrazione continui su questa via, anzi magari incentivando i rioni con contributi maggiori sia per quanto riguarda l'organizzazione sia per quanto riguarda il lato economico. Whoa, oh, oh, oh,